Il calo della domanda, dovuto soprattutto al clima mite in tutta Europa e le ingenti scorte di gas approvvigionate negli ultimi mesi, hanno creato le condizioni favorevoli per una prima riduzione del costo delle forniture di energia. Ma per le imprese del terziario gli esborsi restano comunque altissimi. Per il 2023, infatti, la stima della spesa complessiva per energia elettrica e gas è pari a 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto al 2021. È quanto emerge dall'osservatorio Confcommercio Energia, analisi trimestrale realizzata in collaborazione con Nomisma Energia. Anche la spesa complessiva delle famiglie per elettricità e gas si prevede che scenda nel 2023, dal picco di 82 miliardi raggiunto lo scorso anno a 61 miliardi, valore in ogni caso sempre molto più alto dei 41 miliardi registrati nel 2021. Per quanto riguarda i carburanti, il ripristino delle accise fa risalire a gennaio i prezzi di benzina e gasolio. Gli investimenti finanziati dal piano Next Generation EU potranno dare una spinta dell'1,5% al PIL dell'Unione Europea nel 2024 e favorire ulteriormente la creazione di posti di lavoro. Lo stima la Commissione Europea in un rapporto che fa il punto a 2 anni dall'adozione del piano. Bruxelles sottolinea come il programma per la ripresa e la resilienza si sia dimostrato uno strumento estremamente versatile. Nato infatti per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19, si è rivelato utile anche nel primo anno della guerra in Ucraina, con le conseguenze legate alla sicurezza energetica dell'Unione. Il piano mette sul piatto risorse rilevanti anche per la competitività industriale e per la transizione industriale verso un'economia a zero emissioni nette. Ad oggi la Commissione ha erogato oltre 144 miliardi di euro, mettendo insieme sovvenzioni e prestiti. Nuove erogazioni sono previste man mano che i Paesi membri procederanno verso la seconda fase dell'applicazione del piano. Le regole per l'accesso al credito bancario previste dagli accordi di Basilea penalizzano gli agricoltori e devono essere modificate. È l'appello lanciato durante la prima edizione del forum Gli accordi di Basilea, l'urgenza di cambiare, promosso e organizzato a Roma dal consorzio Vino Chianti in collaborazione con Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare, CIA, Coldiretti e Confagricoltura. Giovanni Busi, presidente del consorzio Vino Chianti. Aziende agricole con un sistema di regole che oggi le banche hanno a disposizione, indubbiamente l'accesso al credito diventa molto difficile, anche perché ad esempio i nostri magazzini girano molto lentamente. Ci sono dei momenti in cui le nostre aziende non hanno incassi, anche perché le vendite sono, magari non so, per chi fa grano, sono una volta l'anno, quindi ci sono dei lunghi periodi in cui non ci sono incassi. Però la gestione va comunque portata avanti. Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, ha assicurato che le istituzioni si impegneranno per dare una mano a un settore cruciale per l'economia del paese. Sicuramente possiamo agire facendo. Penso con i nostri organismi, penso all'ISMEA, penso al fatto di poter dare delle garanzie alle aziende per poter avere finanziamenti. Sono importanti, quindi noi andiamo in questa direzione. È evidente che è un sistema che non può reggere così com'è, perché l'agricoltura italiana per buona parte è formata da piccole e medie imprese e sicuramente l'impianto del comitato che oggi regge e regola gli accordi di Basilea, piuttosto che il sistema bancario, così com'è, dovrebbe comprendere che in questo paese sicuramente abbiamo un tessuto che forse va aiutato anche in maniera diversa. Lo scenario internazionale a inizio 2023 è caratterizzato da una generalizzata moderazione delle pressioni inflazionistiche dovuta al calo dei prezzi dei prodotti energetici che alimenta le attese di un più graduale aumento dei tassi di interesse nei principali paesi europei. Lo scrive l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia. Il PIL italiano ha segnato negli ultimi 3 mesi dello scorso anno la prima variazione congiunturale negativa dopo 7 trimestri consecutivi di crescita, mentre a dicembre il mercato del lavoro ha proseguito la tendenza al miglioramento e a gennaio l'inflazione è rallentata.